E bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Come ha detto il doc, signori, benvenuti in questo nuovo video. Sasso, cosa faremo oggi? Esplodiamo. Che cosa esplodiamo? Il PC. Di chi? Tuo. Bravo. Dove lo esplodiamo? Non lo so. Me lo dica lei. Sembra quello lì, mi sembra CTS San Andreas, quindi potrebbe. Esatto, esplodiamo il PC su Minecraft. Usufruiremo di queste 5 mod: World Edit, FPS Display, Fosfor, Lithium e Sodium. In alto a sinistra potete vedere i miei FPS, vero Sasso? Yes! Che ovviamente sono bloccati a 255 circa. Partiamo subito con la prima esplosione di computer. Usufruiamo di World Edit e facciamo già Wand. Prendiamo la bacchetta. E direi, con quante TNT partiamo? 10.000? Ma sì. Va bene qui, 10.000. Facciamo slash slash set TNT. Beh, pronti signori? Andiamo a prendere un bel flint and steel. Non fly, flint and steel. Non so scrivere. Addio PC. Oh no. Allora, abbassiamo un po' l'audio. Come avete visto, nessun calo di frame, quindi perfetto. E direi che ha retto benissimo. Vi faccio... neanche un time-lapse serve. Sasso? Yes? Ci spingiamo a 50 o 100.000? 100. 100.000? Sì. Va bene. Io voglio vedere qualcosa esplodere. 94.000? 116.000, abbondiamo. Abbondiamo. TNT? E... oh mio Dio. Ok, queste sono... queste non sono poche. Tutto qui sotto è pieno di TNT. E niente. Con Stile andiamo ad accenderla all'angolo. Pronti a vedere esplodere tutto. Sta generando l'acqua. Oh, wow! Abbiamo finito. Si spera. Questo era il buchetto che hanno creato 100.000 TNT. O per la precisione 116.000, tipo. Non ricordo. Bene, passiamo al terzo metodo per far crashare Minecraft. Un mondo completo di TNT. Non solo 100.000. Io infatti un pochino scam perché non ho ancora crashato. Eccoci qua. Un mondo interamente di TNT. Infatti se io dovessi andare in spectator, vi abilito le coordinate, ovunque io vada c'è TNT. Ovunque. Quindi andiamo a prendere un flint and steel. Flint and steel. E niente, partiamo. Ah, giusto. Vola nel vuoto. Beh, così no. Signori, addio al PC. Ma scam, io pensavo crashasse subito. No, perché ci devi mettere un layer sotto, perché sennò le TNT cadono nel vuoto. Chi se ne fotte? Niente signori, il PC regge, quindi a parte la generazione dei chunk fa tutto, quindi perfetto. TNT. Tengo per ultimo questo mondo perché è il più carino. Invece andiamo in un mondo interamente di sabbia. Bene, ora ci sarà da divertirsi. Pronti? Bene. Pronto anche lei Sasso? Più o meno. Allora, facciamo così, visto che voglio vederlo dall'alto, facciamo così. E facciamo subito slash, slash, set, e io. Bene, è partito. Oh no. 9, 8.
6 FPS. Aiuto. Vabbè, è la tabellina del 3. Esatto. O no? Non si gira la visuale? Invece sì. Un FPS, signori, Minecraft sta morendo. No, Minecraft è morto. E invece no? Ha retto. Solo che il mondo non esiste più. E, oh no! Qui sta ancora cadendo tutto. Beh, cadrà all'infinito. Però niente, nemmeno la sabbia può batterci. Per questo quinto e ultimo mondo di Minecraft abbiamo una cascatella d'acqua fatta un po' alla Canis de Cat. Ma dettagli, ci serviremo di un repeating command block e vedrete un bellissimo effetto crearsi. Non mi ha copiato il comando, porca puttana. Pronti? Via! E guardate che bellissimo effetto si crea. È una cascata di armor stand. Vediamo un po' l'entità. 280, 290, per chi non lo sapesse sono queste qui. Boh, potete vederlo anche qui a sinistra. E niente, vediamo fino a quante riusciamo ad arrivare prima che crasha qualcosa. Metti in una marea. Fai slash game rule command output false, per favore. Fallo prima. Vedi che direi crashi. Che così bastano. Signori, abbiamo 6.000 entità, 7.000, arriviamo a 10.000 e poi vediamo cosa succede. No, penso che crasha prima. No, signori, sono troppe. Eliminiamo tutti sti command block perché sennò crasho sul serio. Fermo. Fermati, ti prego. Ok, l'abbiamo rotto. Siamo a 5 FPS. E niente, Minecraft non regge troppe entità. Nel prossimo video proveremo a vedere quante entità servono per far crashare Minecraft. Adesso per eliminare gli armor stand si fa così, finito. Ben 10.700. Niente, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io e il Sasso vediamo un appuntamento. Il Sasso? Eh?